Per uscire dalla crisi da Covid serve una qualche forma di aggregazione tra imprese. Questa è la proposta dell'imprenditore Giovanni Santi della Beste, lanciata in esclusiva su TV Prato e che sta facendo molto discutere a livello cittadino. Lei, sindaco, come giudica questa iniziativa? Potrebbe essere davvero la carta vincente per il futuro? L'aggregazione tra imprese, cioè, se capisco bene la proposta di Giovanni, che è un imprenditore importante, imprenditore lungimirante, è mettere insieme più aziende. Può essere una strada. Personalmente, è l'imprenditore, ovviamente sa quali sono le sue necessità per l'azienda. Io personalmente, se posso dire da sindaco, forse da profano della materia, ma da appassionato sicuramente, credo che sia fondamentale in questo momento, ce l'ha dimostrato la fase Covid, nella fase di chiusura e soprattutto nella fase di riapertura, rinforzare la filiera. Trovare le modalità contrattuali, sì, ma anche fattuali, di far sì che quel percorso che vede la pezza essere trasportata ed essere lavorata da più soggetti, che trovi una modalità rinforzata rispetto a quei contratti che forse in questo momento sono in essere e probabilmente anche rispetto alla normativa vigente. La subfornitura, la legge sulla subfornitura probabilmente va rivista o comunque va superata. Proviamo a costruire questo percorso. Se poi all'interno di questo percorso si trova una forma di aggregazione vera e propria, cioè si crea una grande nuova azienda, sicuramente è un passo in avanti per alcune forme di lavorazione. Intanto strutturare la filiera, far sì che non ci sia nessuno che, diciamo, sia lasciato da una parte, che ci sia sempre la possibilità, sia per il lanificio, ma sia per l'impresa artigiana che fa un pezzettino della lavorazione, di avere un punto di riferimento solido e costante. Ci si salva tutti insieme, si funziona tutti insieme, troviamo un modo, e tanto che se ne parla, ma forse ora è il momento giusto, per tracciare una sorta di fil rouge nelle lavorazioni più robusto di quello che c'è ora. Perché dovrebbe funzionare proprio adesso questo progetto, visto che appunto è fallito purtroppo nei decenni passati? Perché è cambiato il mondo, perché questo ci ha insegnato, nel momento in cui noi siamo andati a riaprire, dopo la fase di chiusura, ci siamo resi conto che aprire il lanificio, che aprire, diciamo, il soggetto più grosso, sì, era importante, certo, per evadere gli ordini, per mandare via quello che era già in magazzino, per parlare con i clienti, ma non sarebbe stato sufficiente se non ci fosse stato a monte una serie di riaperture che riguardavano aziende magari più piccole, che fanno un pezzettino del percorso, ma cose che a Prato si conoscono piuttosto bene. Lì forse ci siamo resi conto di quanto è fondamentale, o almeno, forse ce ne rendevamo conto anche prima, ma adesso abbiamo avuto l'impronta sulla pelle di questo passaggio e allora ora è il momento forse di rendersi conto che, io penso, la ricostituzione della filiera vera e propria, un irrobustimento di questi rapporti, di queste relazioni, o addirittura in una fase più avanzata, un'unica aggregazione, possa essere compresa come una opportunità per affrontare le sfide del futuro. Sarà tutto diverso d'ora in poi, non è più quello che abbiamo visto. Non credo che automaticamente, finita l'emergenza Covid, tornerà tutto come era 6 mesi fa. Quale ruolo può giocare un ente pubblico, in questo caso il Comune, in questa partita? Noi siamo a disposizione del distretto, inteso come tutta la parte politica. Nel senso, anche su questo, l'emergenza Covid ci ha dimostrato che se si lavora insieme, si chiude, poi si ottengono i 3 giorni per levare i materiali dalle pezze e mettere in sicurezza le nostre aziende, poi si riapre al momento giusto, si fa una battaglia insieme ai sindacati, insieme alle associazioni di categoria, ma anche insieme all'amministrazione comunale. Questa è la grande sfida. Poi è chiaro che io non entrerei mai, non mi permetterei mai di entrare nel piano specifico di un'azienda. La Beste farà le scelte che i fratelli Santi hanno fatto nel corso del tempo, come tanti altri imprenditori hanno fatto nel corso del tempo. Però si può costituire quella sorta di organizzazione intorno per facilitare quel percorso. Penso per esempio a battersi, se questa sarà la strada, per una nuova norma sulle filiere, oppure chiedere degli incentivi per chi si aggrega, eccetera, eccetera. Non ricordiamo mai, non ci siamo scordati della battaglia che stiamo facendo, di cui aspettiamo risposte dall'Europa, per inserire il nostro distretto negli energivori, cioè per abbattere il costo dell'energia elettrica. Insomma, noi possiamo contestualizzare questo tipo di percorso rispettando l'autonomia ovviamente degli imprenditori. Anche l'assessore regionale alle attività produttive, Stefano Cioffo, si è detto pronto a mettere in piedi un bando di sostegno alle reti d'impresa purché ci sia una domanda. Il Comune è disponibile fin da adesso a fare la propria parte?
Non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Capisco la sottile sottolineatura dell'assessore Scioffo ripresa nella domanda, perché storicamente a Prato poi alla fine, almeno questa è stata la storia, o almeno questi sono stati gli esiti di queste discussioni negli anni passati, è prevalso l'attitudine solitaria dell'imprenditore. Questa è un po' la storia della nostra città. Se penso alla infinita discussione del Made In, io ero in Made In Prato, ero un bambino piccino, e poi è successo tante cose in mezzo e siamo ancora punti a capo. Però, come ci dicevamo prima, io credo che il contesto intorno a noi è cambiato, quello che abbiamo vissuto ha segnato molto di noi e ci ha scoperti un po' più fragili rispetto a come pensavamo di essere. Forse un approfondimento rispetto alla nostra situazione che porterà ad alcune, non tutti lo faranno, ma ad alcune idee di aggregazione, di rinforzamento di relazioni, di rete di impresa, secondo me forse è il contesto giusto per provare a pensarlo. Noi sicuramente, diciamo, se questa sarà la richiesta che verrà dalle associazioni, se questa sarà la richiesta degli imprenditori, saremo pronti a fare la nostra parte.